Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video. Io sono NCHSumo per chi non mi conoscesse e oggi facciamo un test ride del suo KTM. Vi lascio il suo profilo in descrizione. Questo in verità non è un semplice test ride, ma è un tutorial per imparare a impennare nel modo più semplice seguendo i miei consigli. Infatti adesso proverò io e i miei consigli li applicherà lui. E vedrete tramite video esterno e GoPro cosa ne verrà fuori. Vediamo adesso. Bentornati. Allora, adesso, prima ancora di salire sulla moto, vi darò tre piccoli consigli. Prima di tutto, seguire lui perché mi presta la moto, stra gentile, infatti sono qua con la sua maglia della Crew LZN. Secondo consiglio, imparare prima di tutto ad usare il freno prima di imparare a impennare. Sapere usare il freno, anche normalmente avere una buona coordinazione col freno posteriore, e avere un buon equilibrio sulla moto, non per forza sulla moto, anche per esempio in bicicletta. Se voi imparate a impennare in bicicletta capirete quell'equilibrio che vi dico, quell'equilibrio che farà sì che voi riuscirete a impennare la vostra moto a velocità costante usando anche il freno volendo, oppure anche non usandolo. Io questo video l'ho già fatto sul mio 250, l'ho già fatto su un cinquantino, non l'ho mai fatto coi 125, e coi 125 è abbastanza semplice, ma allo stesso tempo abbastanza complicato se non lo sapete fare. Il mio consiglio principale è di allenarsi almeno mezz'oretta al giorno, 5 giorni su 7, se si vuole imparare ad impennare in 2 settimane, 3 settimane, riuscendo così a usare anche il freno, seguendo questo consiglio che vi do, facendo sempre la stessa cosa e non altre. Quindi mettetevelo in testa, dovete fare queste cose che vi dico, se non le fate, non guardate neanche questo video, se non le fate veramente, uscite pure dal video, ma dovete mettervi in testa che dovete farle più volte, pur se vi scoccerete, pur se vi stancherete, pur se rischierete di cadere. Quindi adesso accendiamo la moto e vediamo appunto qual è il mio consiglio per imparare a impennare velocemente e facilmente. Ci sono tre fasi che reputo d'obbligo anche qua, e questa volta non c'è da seguire nessuno se non me. La prima fase è quella che in molti reputano la paura in sé. Ho paura di fare questo, non lo faccio perché è rischioso. Io consiglio sempre di impennare in prima. Questa cosa tutti dicono: no, non bisogna farla, no, è troppo rischioso, no, di qua, no, di là. Invece io dico sempre: imparare a impennare in prima dà due vantaggi. Innanzitutto, la moto si alza più facilmente, così che avremo più l'occasione di imparare a usare il nostro freno. E il secondo vantaggio di imparare a impennare in prima è che se la moto vi scappa via, voi in ogni caso non vi farete male, perché sarete ad una velocità veramente bassa che vi basta saltare giù dalla moto, andare correndo o tenendo la moto per le mani, e non vi farete né voi male né la moto si spaccherà barra si spaccherà troppo. Quindi parte 1 di 3, iniziare impennando in prima. Parte 2 di 3, il controllo sul freno. Il freno va usato sempre. Io vi consiglio di andare in giro sempre col piede sul freno, non a papera così, sempre in generale col piede sul freno, così che voi avrete quell'abitudine di tenerlo lì. Infatti ormai ci sono abituato e pur se non lo tengo sul freno, quando mi capita di usarlo lo muovo lì. Però se non siete abituati, abituatevi anche solo girando per strada col piede sempre sul freno, sempre sempre sul freno. Quindi parte 2 di 3, usare il freno, ma usare il freno come impennando in prima? Usando il freno, impennando in prima, aggiungendo la parte 3. La parte 3 è quella della sfrizionata e non dell'impennata di gas. L'impennata di gas rispetto alla sfrizionata è differente. L'impennata di gas fa aumentare i regimi della moto e quando la moto entrerà in coppia voi dovrete accelerare più forte, così che la moto si impennerà. Adesso vi faccio un'impennata di gas e vi faccio vedere perché io preferisco l'impennata di frizione. Questa è l'impennata di gas. Ok, capito? Quindi la moto, aumentando i giri, quando entra praticamente in coppia, voi gli date quella smanettata di gas più potente
che vi farà sì che alzerà la moto. Adesso vi faccio rivedere, lo faccio in prima. Ok, qua ho usato anche il freno perché bisogna imparare a usarlo, come vi dicevo. Ripetiamo l'impennata di gas, stavolta facciamo in seconda. Avete sentito che io faccio alzare i giri della moto, poi non do gas, i giri della moto rimangono alti e do più gas così che la moto si alzi, boom, direttamente. Ma io non voglio farvi imparare così, voglio farvi imparare di frizione. La frizione è importantissima in questo caso, perché farà sì che la moto si alzerà ad una velocità equilibrata, si alzerà ad un livello di gas non così alto come avete visto finora, ma un livello di giri del motore molto più basso. Adesso vi faccio un esempio e poi vi spiego. Adesso ho cambiato in seconda, spero abbiate capito che praticamente bisogna tirare la frizione, dare un po' di gas, non troppo, guardate. Avete sentito quel gas progressivo? La moto si alza progressivamente, così che voi riuscirete a gestirla sui bassi regimi. Bassi regimi perché? Perché così farà sì che la moto sia più gestibile e più controllabile. Torniamo sul mio consiglio per imparare a impennare facilmente. Io generalmente l'alzo, come dicevo, in prima di frizione usando il freno. Come ho imparato a fare questo? Mi sono messo sotto ogni giorno, veramente ogni giorno, mezz'ora al giorno, a ripetere un esercizio. Un esercizio che col tempo mi ha dato la capacità cognitiva di usare il freno, e l'esercizio semplicemente è quello di alzarla in prima usando il freno. Quindi esercizio semplicissimo che potete fare anche su un prato per evitare di farvi male è questo: con un piede giù, tirare la frizione, dare gas il giusto, imparando pian piano a gestirla sempre di più. Ricordatevi il piede sul freno. Cosa vuol dire imparare a gestirla sempre più? Adesso vi faccio vedere. Tirate una sfrizionatina, gas. Io vi consiglio di dare una caricata alle forcelle per impennarla più facilmente, quindi puntatevi in avanti col corpo, braccia in questo modo, e quando lascerete il gas spingetevi all'indietro. Capito? Così, pian piano. Prima volta basso, seconda volta ancora basso con poco più gas, terza volta sempre piano piano. Guardate, io il freno non lo uso, è un'altezza abbastanza equilibrata, e non abbiate paura di continuare in questa maniera. Quando avrete trovato il punto di equilibrio giusto, sfrizionata giusta e usare il freno. Quindi pian piano farete questo esercizio, piede giù, l'altro piede sul freno, sfrizionate in prima e usare il freno, che la moto scende, e usare il freno, sfrizionata e usare il freno, sempre così per mezz'ora al giorno. Questa cosa farà sì che quando andrete sulle strade terrete i piedi sulla moto entrambi e farete la vostra sfrizionata in prima usando il freno. Capito? Quindi ripetiamo l'esercizio: prima gas, frizione tirata e usare il freno, e usare il freno, sempre così finché non avrete appunto il controllo sul freno. Un mio consiglio: quando la moto scende dopo che usate il freno, date un po' di gas, così le forcelle non le caricate ogni volta. Adesso vi faccio vedere lateralmente quando io uso il freno, così anche voi capirete l'altezza di equilibrio, dove dovete usare il freno e dove non serve usare il freno. Vi ricordo appunto questo piccolo esercizio col piede giù di sfrizionare e usare il freno. Guardate io facendo quell'esercizio cosa ho imparato, sempre tenendo il piede giù.
di sfrizionare, usare il freno e girare. Infatti uno dei prossimi tutorial sarà tutorial per i circle. Però prima di tutto dovete seguire questo tutorial per imparare a impennare. Frizione. E qua uso il freno. L'importante è capire il freno e l'altezza di equilibrio. Imparare a sfrizionare e continuare le vostre impennate chilometriche. Un mio consiglio è sedersi sulla sella non qua, ma un pelo più indietro. Un pelo ancora? Ok. Così facendo il piede rimarrà dritto senza fatica. Se invece vi sederete più avanti possibile, il piede vi rimarrà più verso il basso. Quindi l'altro piede giù, la moto è in prima, giusto? E bisogna dare una sfrizionata per arrivare al livello di equilibrio, cioè più o meno questo, per poi usare il freno. Eccolo! Inchiodato il freno, però l'hai usato! Visto ragazzi perché impennare in prima? Perché in prima se cadete non vi succede niente, se invece fate queste cose già in seconda o in terza, inchiodate e fate gli stoppi che vi fate male. Però in prima succede che riuscite a fare le cose più con gestione e pian piano, appunto, facendo questo esercizio mezz'ora al giorno, riuscirete a trovare il vostro equilibrio e a riuscire col vostro freno. Sì. Hai capito? Non facendolo mai, boh, figa. Non facendolo mai, no, boh. Però sai cosa? Questo è uno dei migliori metodi per imparare a impennare, perché appunto lo fai ad una velocità... Quando usare il freno. Capisci quando usare il freno. Lo fai a una velocità bassa che non rischi di farti male. E pian piano, ti giuro, facendolo mezz'ora al giorno per due settimane, tre settimane, cioè ti viene da usarlo proprio istintivo. Esci fuori che minchia lo sai usare come Jarvis. Vabbè, io non lo so usare come Jarvis, oppure sì, sta a voi commentare. Vi ricordo di seguirci sul profilo Instagram La Zona e sul mio profilo. Ve li lascio tutti e due linkati in descrizione anche col suo. Commentate con secondo voi cosa ne pensate di questo metodo per impennare, per imparare a impennare abbastanza facilmente nel più breve tempo possibile. Per esempio io seguendo questa tattica ci ho impiegato un mese. C'è chi seguendo questa tattica ci ha impiegato due settimane e chi di più. Sta tutto nel fatto di quanto ti alleni. Però questa tattica, vi giuro, è davvero, ha risvoltato il mondo di impennare. Perché appunto, per esempio, quando io 3 anni fa impennavo, non c'era nessuno che impennava. Poi io ho iniziato con questa strategia e ora tutti impennano, cazzo. Veramente tutti impennano. Cioè, da ringraziarti. Non pagare. Magari. Commentate, pagatemi condividendo questo video, mi farebbe molto piacere. Un like. E assolutamente un like. Anzi, se potete, mettetene due, fatelo con due diversi profili, ditelo ai vostri amici, ai vostri cani, alle vostre mamme, alle vostre nonne, ai nonni, a tutti, anche al monopattino. E noi ci vediamo ogni martedì alle 13.30 con un nuovo video, sempre intrigante, particolare, strafigo, sul mio canale. Dalla regia è tutto. Bella raga. Woo! Told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Whole world getting blurry to me, answers getting